Ben ritrovati cari amici in una nuova pillola di podcast quest'oggi voglio parlarvi di iPhone SE2 chiaramente sì perché insomma l'iPhone il famosissimo iPhone 6 no veniva chiamato in questa modalità qua perché sembra quasi che questo iPhone che è stato veramente adorato da tantissime persone bene non sia morto ma ritornerà tra di noi e sembra che veramente manchi pochissimo tempo prima di cominciare però volevo dirvi di seguirci su tutti quanti i nostri social Facebook ed Instagram in particolare ma anche la novità ti TikTok, e non solo, anche lasciare un bel mi piace sotto a questo video e una bella iscrizione con attivazione della campanellina che ci renderebbe veramente molto felici. Allora, parliamo dai di questo iPhone 62 che mh, sembra proprio che ormai ci siamo, insomma, iPhone 62 non è morto e tornerà con una iniezione di novità per far felici gli amanti del formato mignon, diciamo. E siamo in grado anche di dirvi eh, quando arriverà, pensate con quali feature hardware e soprattutto a quale prezzo. Che è la cosa che forse moltissime persone puntano, no? Allora, in teoria l'iPhone 6 2 doveva arrivare a maggio 2018 al di fuori del solito ciclo pro di prodotto e avrebbe dovuto ereditare il design di iPhone X in particolar modo per quanto concerne Face ID e assenza di pulsante Home. Poi è stato rimandato a settembre, insieme al resto della carrellata di smartphone, ma sembrava praticamente cosa fatta. E infine la pioggia di brutte notizie, insomma non avevamo più un iPhone 6 2, assolutamente nulla ci eh, come dire, ci dava buone speranze per poterlo vedere. Le speranze, però, non sono perdute ora, anzi, secondo noi siamo ancora molto, molto vicini ad un lancio del prodotto. Stando ad un'indiscrezione dello scorso aprile, pare infatti che iPhone 6 riemergerà sotto il nome di iPhone XE, cioè XE, con display OLED Infinity da 4.8 pollici e Face ID al prezzo non proprio popolare, diciamo di circa 600 dollari. Dunque si tratta di quasi 700 euro, se aggiungiamo tutte quante le tasse qui da noi beh insomma sicuramente una spesa bella tosta però c'è da dire che comunque contando il design a tutto schermo e il fatto che sia meravigliosamente squadrato come possono essere tutti gli iPhone ehm, diciamo dal 4 fino al eh, 5S veramente belli 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 sono molto curioso di sapere come sarà anche questa scocca in alluminio mi incorosisce molto se lo siete anche voi mi raccomando continuate a seguire il podcast perché arriveranno Tantissime novità. Io vi ringrazio per averci seguito anche per questa pillola di podcast. Vi ricordo l'appuntamento di lunedì, sempre alle ore 15:30. E noi ci risentiamo in una prossima pillola di podcast.